fatto, purtroppo. Il Partito Democratico però si è spaccato, no? Il Partito Democratico si è spaccato, e quindi è un problema. No, perché non abbiamo né i numeri, come ha detto giustamente il collega Parisi, non abbiamo né i numeri alla Camera né i numeri al Senato per poter determinare la vita o la morte del governo. Questa è una grande bugia. Abbiamo semplicemente prestato fede ad un accordo che è un bel esempio anche al Paese, perché se si prendono degli accordi su delle regole democratiche bisogna rispettarlo. Il problema è che fino ad oggi il Partito Democratico che non l'ha rispettato né nel merito della legge né nella forma. Sulle quote rosa anche all'interno del suo partito ci sono state una posizione diverse, no? Purtroppo sì, anche se il nostro partito si è sempre detto, ahimè, a parte le donne, contraria alla quota rosa, mentre invece lo scandalo è nel PD, dove invece si diceva di dover votare a favore. Si grazie. Si è arrabbiata col suo